Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere la nuovissima Pinarello Gravel F, bicicletta da gravel dalle alte prestazioni. Bicicletta che è nata con l'idea di avere una Pinarello Dogma da fuoristrada, ovvero una bicicletta molto performante e molto aerodinamica, ideale per le gare gravel, che sono gare molto lunghe che si vanno a toccare velocità allo stesso tempo molto alte. Andiamo subito a vedere tutte le novità che ci sono sul telaio di questa bicicletta. Come prima cosa salta subito all'occhio che tutti i cavi sono stati integrati all'interno del telaio, proprio come nella Pinarello Dogma, ovvero la versione top di gamma del marchio Pinarello. Su strada monta una forcella Honda con fibre di alto modulo che offrono un ottimo assorbimento delle vibrazioni, ma allo stesso tempo si ha una forcella molto rigida. A primo impatto vediamo subito che nel lato sinistro della forcella c'è un qualcosa di nuovo, ovvero il fork flap, fatto per ottimizzare i flussi d'aria. Altra novità nella ruota anteriore sono i perni passanti a scomparsa che danno una linea molto pulita. I tubi e tutti i profili del telaio, anche in questo caso, arrivano dalla Dogma F, ovvero tubi molto puliti e molto aerodinamici, come il Reggisella, che ha una forma aerodinamica ed è stato studiato appositamente per smorzare le vibrazioni. Andando a parlare di geometrie, troviamo un reach più corto e uno stack più alto per migliorare la guidabilità. Qui vi lascio la scheda delle geometrie. Posteriormente l'angolo del tubo è stato aumentato per consentire un passaggio ruote più ampio. Difatti sia all'anteriore che al posteriore si arriva a un 50 mm di larghezza. Anche l'angolo della forcella è stato modificato per garantire un miglior comfort. Altra cosa molto interessante da dire che si riesce a vedere ad occhio è sul carro posteriore. Il carro posteriore è stato fatto per trasmettere energia ed assorbire più vibrazioni possibili. Possiamo trovare il fodero obliquo destro e il fodero orizzontale destro ruotati verso il basso. La simmetria tra i due triangoli è stata fatta per uniformare la spinta sui pedali e anche il telaio è stato fatto asimmetrico appositamente, perché le forze esercitate in pedalata sono asimmetriche e la catena agisce solo sul lato destro. Questo ci fa capire quanto lavoro c'è stato dietro a questo modello di telaio. E siamo arrivati alla fine di questo video e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate siete dei grandi e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.